Presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzù, siamo qua in chiusura di questa festa nazionale del cuoco, un evento veramente bellissimo in una città stupenda come Matera. Un tuo bilancio conclusivo? Sì, e soprattutto in una location fantastica, quella del Molino al Vino, grazie a Nicola Benedetto che ci ha permesso e ci ha ospitato gratuitamente in questa struttura e ha permesso che ci fosse un grande successo alla manifestazione. Matera chiaramente sapevamo già che, come si usa dire, piace vincere facile. Molti cuochi hanno apprezzato Matera, sono venuti da tutta Italia, anche dall'estero, non solo per la nostra festa nazionale, ma anche perché volevano visitare questa stupenda città. I numeri sono positivi perché abbiamo avuto la presenza di oltre 500 cuochi e soprattutto l'altra parte positiva è che hanno tutti accolto favorevolmente il passaggio del buffet della regione. C'è un momento importante per dimostrare ai nostri ospiti, alle istituzioni, che la federazione fa anche questo, cioè in un attimo, con una piccola richiesta, ha un panorama agroalimentare molto vasto, una biodiversità italiana che va dal nord al sud, alle isole, e quindi abbiamo avuto 20 punti di 20 regioni dove tanti cuochi hanno valorizzato le loro tipicità. Abbiamo valorizzato attraverso anche il MIVAF il pesce, che è un altro discorso molto importante perché oggi i consumatori devono essere consapevoli dell'importanza di questo alimento a tavola. Beh, abbiamo avuto degli importanti focus col Ministero delle Politiche Agricole sull'itticoltura e i prodotti ittici, uniti poi chiaramente al prodotto del territorio, e poi c'è stata anche la parte del FEAMP regionale che, come sempre, grazie al protocollo che c'è con Cuochi Lucani, Regione Basilicata e Federazione Italiana Cuochi, ci ha permesso comunque di avere al fianco le istituzioni insieme a Coldiretti e chiaramente tante altre persone e tante aziende anche del territorio. Una macchina così complessa che però ha richiesto il lavoro di tante persone che giustamente ringraziamo. Sì. Così come le istituzioni. Beh, quando si muove la Federazione Italiana Cuochi fa eventi dove all'interno ci sono dai 70 ai 100 uomini e donne come staff. Ieri sera abbiamo avuto una cena improntata proprio sul prodotto ittico lucano e sul prodotto tipico di questa magnifica regione. Il team Basilicata, non solo a mio avviso, sentendo un po' tutti quanti i nostri ospiti, ha saputo trasformare in maniera egregia quelli che erano i propri prodotti, quindi si muove una grande macchina anche per dare ospitalità e accoglienza degna ai tanti soci della federazione che sono intervenuti.